Allora, quindi cominciamo. Benvenuti a questa sessione, benvenuti a questa giornata completamente dedicata al mondo DevOps. Io sono Antonio Liccardi, sono il CTO di Blacksyn e in questa sessione vi introdurrò il mondo di GitOps e cercheremo di capire quali sono gli strumenti, eventualmente le best practice che dovremmo utilizzare quando utilizziamo questa tipologia di approccio. E partiamo quindi subito con le definizioni. Questa è un po' l'agenda che vi ho appena detto. Partiamo con le definizioni. Cos'è GitOps? È semplicemente un modo per fare continuous delivery e si basa sostanzialmente sull'uso di Git come sorgente di verità. E Git viene utilizzato anche per far partire, viene utilizzato come trigger per le nostre attività di deployment. Quindi questo significa che ogni volta che vado a fare un commit all'interno del mio repository, si scatenerà un processo che andrà ad aggiornare quella che è la versione attualmente pubblicata sul mio ambiente di produzione o di testing. E l'aspetto interessante è che io all'interno del mio repository avrò non solo la mia applicazione, ma avrò anche tutto ciò che concerne la parte infrastrutturale. Ovvero dovrei introdurre all'interno del repository una serie di definizioni che mi consentano di tirare sulla mia infrastruttura che ospiterà poi l'applicazione che sto andando a rilasciare. E tutto questo funziona in maniera automatica grazie all'automazione con i vari strumenti che possiamo utilizzare, come ad esempio GitHub. E all'interno del processo produttivo, generalmente cosa faccio? Vado a creare una nuova feature per la mia applicazione, creo una pull request e da lì parte un processo di revisione del mio codice con un eventuale merge sul branch principale del mio repository, che potrebbe essere ad esempio main. Pertanto, ogni modifica che viene fatta sul repository su uno specifico branch viene osservata in qualche modo e da quel punto in poi quello che accade è che ci sarà un rilascio automatico, che consentirà l'aggiornamento della mia applicazione. Questo sembra molto simile a quello che già facciamo, però come vedremo, fra un momento, l'approccio, il modo con cui l'aggiornamento viene fatto è un po' diverso alla pipeline standard di deploy. Quali sono i principi di GitOps? Innanzitutto, l'intero sistema viene descritto in maniera dichiarativa. Si possono utilizzare diversi framework. Se siamo in ambiente Kubernetes, ovviamente i vari YAML file che utilizziamo per tirare su i nostri servizi, i nostri deployment, vanno già bene come tipologia di file necessari per la nostra parte dichiarativa. Altro aspetto importante è che il desired state del sistema, ovvero quello che io mi aspetto che sia configurato in su un determinato ambiente è versionato all'interno di Git. Perciò, se io ho questi file YAML, ad esempio, riprendendo l'esempio di poc'anzi di Kubernetes, se io ho questi file YAML all'interno di questi file ho una serie di informazioni che mi dicono che la mia applicazione deve essere rilasciata con la versione 6. Mi aspetto che quello sia il desired state della mia applicazione su un determinato ambiente. Poiché si parla di Git e poiché quando generalmente utilizziamo Git abbiamo una serie di strumenti, come ad esempio GitHub, che ci consentono la parte di revisione del nostro codice, possiamo ovviamente effettuare uno step di approvazione delle modifiche. La pull request serve appunto a questo scopo. E nel momento in cui poi effettuiamo il merge delle nostre modifiche, partirà quel processo che dicevamo prima. Questo processo viene gestito generalmente da degli agenti, dei servizi che sono presenti da qualche parte all'interno della nostra infrastruttura. E quello che generalmente questi agenti fanno è verificare che il desired state che io ho configurato all'interno del mio repository Git, della mia infrastruttura, sia sempre uguale a quello richiesto.
Nel caso in cui non lo sia, ci troviamo in una situazione di divergenza e questi agenti si occuperanno poi, come vedremo più avanti, di effettuare la convergenza al mio desired state. Ovviamente, per arrivare a questo punto, bisogna osservare il sistema. E per l'osservazione, dal punto di vista dell'osservazione, come vi anticipavo poc'anzi, questa tipologia di agenti hanno degli strumenti all'interno che si occupano di fare delle differenze, delle differenze fra le configurazioni e verificare se ci sono appunto degli stati di divergenza. E utilizzando sempre questi agenti, poi possiamo in automatico prevedere delle operazioni di rollback e quindi portare di nuovo ad uno stato ottimale, al desired state, il mio sistema. Con questo intero ciclo configurato, tendenzialmente noi dovremmo migliorare il modo con cui andiamo a rilasciare le nostre applicazioni. Lo facciamo in maniera abbastanza stabile e sicura perché dietro le quinte abbiamo Git e tutti gli eventi di Git ci garantiscono la possibilità di effettuare una serie di operazioni a seconda che sia un merge, che sia un commit e così via. E da questo punto di vista, quindi andiamo a migliorare il processo di deployment presente nel nostro processo produttivo. Ancora qualche aspetto riguardo a GitOps. Tutte le azioni sono guidate dagli eventi di Git e come già anticipato prima è l'unica fonte di verità del nostro sistema. Questo significa che quando andiamo a effettuare una modifica all'interno del nostro codice, Git ovviamente la va a storicizzare nella sua history e perciò quella modifica ci dà la certezza che non venga in qualche modo sovrascritta, soprattutto se ad esempio i branch che utilizziamo sono branch protetti. E già quando effettuiamo quindi queste operazioni all'interno di Git potremmo scatenare dei deployment. GitOps ovviamente si basa su pratiche DevOps. E ci potremmo chiedere perché se ne parla solo oggi, sebbene DevOps esiste da tanti anni. Alcuni dei possibili motivi possono essere il fatto che fino ad oggi, o comunque fino a qualche anno fa, non c'erano ancora degli strumenti adatti per fare tutta la parte di osservazione, tutta la parte di dichiarazione della nostra infrastruttura. E ovviamente Git rappresenta in questo contesto uno strumento molto appropriato per questo genere di attività perché Git ha al suo interno log, audit, ci dà anche un po' di sicurezza se utilizziamo le chiavi per firmare i commit e così via. Quando andiamo a impostare questo flusso di lavoro all'interno del nostro repository, generalmente blocchiamo i branch del nostro repository, ad esempio il branch main, e tutte le modifiche devono passare per il pull request. Questo ci garantisce una buona consistenza del nostro codice, perché il codice ovviamente viene revisionato e viene testato prima di essere portato in produzione. E sempre per ciò riguarda la configurazione del nostro repository, come già accennato prima, quello che spesso si fa è avere l'applicazione side by side con il codice della nostra per tirare sulla nostra infrastruttura. Un approccio di questo tipo è molto interessante perché ci consentirebbe di non utilizzare più strumenti come kubectl per effettuare la configurazione del nostro cluster, questo nel contesto ovviamente di Kubernetes. Perciò quello che accade è che non siamo più costretti a fare l'apply tramite kubectl dei nostri file, dei nostri YAML file, ma sarà qualcun altro che lo farà per noi in modo anche maggiormente consistente ed efficiente. E l'intero processo deve essere automatizzato. Quello che metteremo a disposizione all'interno del nostro ecosistema è appunto una piattaforma che può essere ad esempio GitHub, che tramite l'uso delle GitHub Actions ci consenta di automatizzare determinate parti del nostro deployment,
In questo modo andremo ovviamente a creare maggiore sicurezza nella fase di deploy delle nostre applicazioni, perché tutto è automatizzato, tutto è preconfigurato e non c'è nulla, perlomeno dal punto di vista manuale, che possa portare ad errori. E un altro aspetto interessante e molto utile di GitOps è il fatto che se io ho una history con tutta una serie di modifiche e se poniamo il caso ho creato una nuova feature e questa feature mi dà dei problemi, grazie all'uso di Git potrei fare banalmente un rollback di quel commit e tornare indietro ad una versione precedente. Poiché il codice della mia infrastruttura risiede side by side con il mio codice dell'applicazione, quello che accade è che anche l'infrastruttura cammina di pari passo con la mia applicazione, e in un'operazione di rollback anche l'infrastruttura è impattata e perciò anche l'infrastruttura viene riportata allo stato precedente, allo stato ottimale. E questo torna molto utile, quindi soprattutto quando proviamo a portare in produzione qualcosa che non funziona bene e vogliamo tornare indietro senza grossi impatti e soprattutto in maniera molto veloce utilizzando semplicemente Git. Quali sono quindi i vantaggi che fino ad ora abbiamo visto? Un aumento della produttività, perché ovviamente se io ho qualcosa di automatizzato all'interno del mio processo produttivo, vi è un ovvio aumento di produttività, posso arrivare a rilasciare anche molte volte durante l'arco di una giornata il mio software. Vi è sicuramente un'esperienza di sviluppo migliore. Gli sviluppatori, da questo punto di vista, saranno responsabili sia della parte di sviluppo applicativo, ma anche della parte di configurazione dell'infrastruttura. Perciò uno sviluppatore dovrebbe prevedere durante il suo lavoro di dover modificare non solo i file di codice dell'applicazione, ma anche i file di codice, YAML probabilmente, che si occupano di tirare sulla nostra l'infrastruttura per l'applicazione. Compliance e stability, ovviamente abbiamo detto che Git ha una storia ben definita. Se utilizziamo i branch protetti, nessuno può apportare delle modifiche alla storia di quel repository, o perlomeno di quel branch del repository, e questo consente di avere una buona affidabilità di tutte le modifiche, che ci danno ovviamente stabilità. Reliability, come già accennato prima, nel momento in cui io sono in grado di effettuare tramite una semplice operazione di revert all'interno del mio repository Git di un commit, questo mi consente di avere un minor tempo di recupero per la mia applicazione. Quindi il rollback viene effettuato in un periodo di tempo molto molto più basso rispetto che a farlo manualmente utilizzando gli strumenti che generalmente si possono utilizzare. Consistency e standardization. Anche qui l'uso di Git è interessante perché per alcuni contesti aziendali c'è bisogno ovviamente di aderire ad una serie di standard, e grazie all'uso di Git standard come l'SOSI, molto utilizzato negli Stati Uniti, è qualcosa che può favorire un approccio di tipo GitOps. Infine, maggiore sicurezza. Come già detto prima, abbiamo audit, abbiamo logs, abbiamo la history del nostro repository. Volendo, possiamo anche firmare i nostri commit con gli strumenti che Git mette già a disposizione. Quali sono i tre principali pilastri di GitOps? Dobbiamo avere sicuramente una pipeline di rilascio. Dobbiamo avere osservabilità dello stato attuale della nostra infrastruttura e dobbiamo avere il concetto di control, ovvero chi si occupa di verificare se c'è divergenza fra il desired state della mia applicazione e l'actual state della mia applicazione. Quindi il desired state è quello che risiede all'interno del mio repository, nei file di configurazione della mia infrastruttura.
e l'actual state, che invece è lo stato attuale in produzione, ad esempio, della mia applicazione. E quindi control si occuperà di far convergere l'actual state e il desired state. Partiamo dal concetto di pipeline. Questa è una pipeline di deployment standard, quella a cui generalmente siamo abituati ad utilizzare. Abbiamo qui una prima parte di Continuous Integration in cui uno sviluppatore scrive codice. Questo codice risiede in un Virtual Control System. Ci sono ovviamente delle suite di test che possono verificare che tutto funzioni correttamente. Se ci troviamo in un contesto di Docker e Kubernetes, ovviamente ci sarà un container registry che ospiterà la nostra immagine. E questa immagine sarà poi pushata, applicata in qualche modo sul nostro cluster di Kubernetes. Generalmente queste sono due fasi diverse, Continuous Integration e Continuous Deployment. Dal punto di vista del Continuous Deployment, quello che viene fatto qui è classicamente un kubectl apply nome del file. Un po' più nel dettaglio in questa pipeline, quindi io ho il mio application repository che lancia tramite un'osservazione di eventi, lancia dei trigger. Questo trigger consente di avviare una build pipeline. Questa build pipeline che cosa fa? Aggiorna ovviamente l'immagine del registro, l'immagine della mia applicazione, quindi del contenitore che poi sarà portato su in fase di rilascio, e aggiorna la parte infrastrutturale, quindi aggiorna da qualche parte il mio YAML file associando all'interno del deployment file, ad esempio, la nuova versione della mia applicazione. Questo aspetto qua, questo aggiornamento può triggerare poi la deployment pipeline e quindi in sostanza quello che accade nel momento in cui ho aggiornato la mia configurazione, parte un nuovo trigger che va a aggiornare il vero e proprio ambiente su cui sto rilasciando la mia applicazione. Quando si parla di GitOps, le cose funzionano un po' in modo diverso. Perché? Perché sebbene io abbia un repository già pronto, preconfigurato per la mia applicazione, quello che accade è che non ci sarà nessuno che pusherà, per così dire, oppure fare in modo che ci sia un trigger, perlomeno nella parte di deployment, che vada a osservare. Noto, forse c'è qualche problema tecnico, io continuo a parlare intanto. Non c'è nessun trigger che si occuperà di fare deployment per la mia applicazione. Ma in realtà dietro le quinte quello che accade è che nel momento in cui io ho realizzato la mia immagine, questa immagine sarà osservata da qualcuno, probabilmente qualcuno che risiede all'interno del cluster Kubernetes, e che si occuperà di prendere quelle informazioni, prendere la nuova immagine e le informazioni aggiornate della mia infrastruttura. Quindi in sostanza che cosa succede? Che c'è un componente di cui parleremo fra poco che risiederà all'interno del mio cluster di Kubernetes e si occuperà di verificare se ci sono nuove versioni della mia applicazione da dover rilasciare. Quindi stiamo passando da un meccanismo di tipo push, in cui io pusho le mie modifiche in un certo senso, ad un meccanismo di tipo pull. Come cambia un po' la pipeline? Io ho ovviamente il mio repository all'interno di cui posso avere dei trigger per scatenare una fase di build, qualcosa che va a creare la mia applicazione, quindi l'immagine della mia applicazione e va a aggiornare quello che è la parte di infrastruttura della mia applicazione. Ma da questo punto in poi non c'è più alcun trigger. E cosa succede? Che ci sarà all'interno del mio ambiente di produzione un operatore, quindi qui si introduce il concetto di operatore basato sull'operator pattern, che osserva questi due
attori in gioco, l'image registry e l'environment repository per verificare se ci sono nuove versioni. E se vi sono nuove versioni, quello che accade dietro le quinte è che l'operatore, dopo aver verificato la presenza di queste nuove versioni, fa il pull di queste informazioni e le rende disponibili all'interno dell'ambiente di produzione, quindi effettivamente va a aggiornare l'ambiente di produzione. L'operatore inoltre può in alcuni casi andare a scrivere sull'environment repository nel caso, ad esempio, in cui dobbiamo tracciare tutte le informazioni di configurazione del nostro ambiente di produzione. Per raggiungere questo scopo, ovviamente ci vuole osservabilità. L'operatore si occuperà di osservare i repository, si occuperà di osservare anche quello che è lo stato attuale della mia applicazione, quindi capire se c'è uno stato di degrade della mia applicazione per poter effettuare poi delle modifiche. Pertanto, quando si parla di GitOps, il concetto di osservabilità è fondamentale. E questa osservabilità può essere raggiunta in diversi modi. Abbiamo log, abbiamo metriche, abbiamo delle trace, quindi possiamo utilizzare diversi strumenti che ci possano aiutare a identificare questa tipologia di situazione. Ovviamente esistono poi alcuni strumenti, alcuni operatori che vi consentono la possibilità di andare a automatizzare anche questa parte di osservazione. Uno di questi che vedremo dopo vi dà subito una serie di warning che vi dice se lo stato del vostro sistema è in uno stato di degrado e pertanto occorrerebbe fare qualcosa. Infine, Control si occupa di lavorare a stretto contatto con l'osservabilità e si occupa ovviamente di ripristinare in maniera automatizzata o eventualmente in maniera manuale lo stato del nostro sistema ad uno stato ottimale, quindi al nostro desired state. E anche qui quello che accade, quindi dal punto di vista dell'intero processo, noi abbiamo il desired state, che è quello definito nei nostri repository, nel nostro Git repository. L'operatore si occuperà di far combaciare questo desired state con l'actual state, e grazie ai vari tool di osservabilità, Prometheus, kubediff e così via, riusciamo a capire se questi due stati combaciano oppure no. E poi qui l'operatore ci può venire incontro, ci può dare una mano nel ripristinare la situazione. Bene, pertanto, Git, unica sorgente di verità. Basandoci su Git, possiamo applicare questi due approcci, ovviamente la continuous integration facendo partire le nostre build pipeline. E poi, a termine delle build pipeline, quando gli artefatti sono pronti, possiamo utilizzare degli operatori presenti direttamente su Kubernetes che si occupano di fare il deployment della nostra applicazione aggiornata, si occupano di fare il monitoraggio e si occupano di fare anche tutto ciò che riguarda la parte di operation e di gestione della nostra infrastruttura. Come organizzare un repository? Generalmente si possono avere due strade, si può utilizzare un singolo repository o più repository, uno per la nostra applicazione e un altro per la nostra infrastruttura. Quello che spesso si fa quando si usa un unico repository, abbiamo tre diversi layer configurati all'interno del nostro repository, la nostra applicazione, la nostra infrastruttura e tutto ciò che riguarda il cluster di Kubernetes. E generalmente all'interno di questo repository, come notate qui da questa piccola immagine, avete poi una definizione di sottocartelle per i diversi ambienti, quindi l'ambiente di produzione, l'ambiente di stage e così via. E perciò che cosa accade? Abbiamo un repository per applicazione e servizio, potremmo anche avere repository separati. Possiamo usare i branch anche separati per diversi environment, stage, produzione. Ci dobbiamo ricordare sempre di pushare le modifiche che riguardano sia il codice della nostra applicazione che dell'infrastruttura. Possiamo utilizzare in Git il concetto di revert per fare il rolling out più che rolling out per fare il revert, per fare il rollback delle nostre modifiche. E ovviamente l'uso dei protected branch ci aiuta a migliorare l'intero processo. Vediamolo praticamente. Ho preparato per voi alcune demo
La prima riguarda uno strumento che si chiama Argo CD. Argo CD è in sostanza un operatore che vi fornisce anche una dashboard per andare a verificare lo stato del vostro sistema. L'installazione di Argo CD è veramente molto semplice. Vi basta andare a utilizzare questo kubectl apply con questo file di installazione e da questo momento in poi sareste in grado di, ovviamente a seguito di un po' di attesa che consente di tirare su il vostro operatore, sarete in grado poi di andare a utilizzare Argo CD per rilasciare la vostra applicazione. Che cosa faccio qui? Adesso vado a verificare che tutto sia tirato su correttamente. Ecco qua. Come potete notare da qui, da K9S, man mano i pod stanno per passare in uno stato di running. Dietro le quinte, quindi, quello script ha effettuato la creazione di una serie di componenti all'interno del mio cluster AKS. E quando anche esatto quest'ultimo pod è su, posso accedere alla dashboard di Argo. Lo posso fare attraverso questo comando di port forward. E da questo momento in poi posso accedere alla dashboard utilizzando una password che mi viene generata qui tramite questo comando. Ovviamente questo lo devo fare in bash. Qui. E quindi cosa succede? Che io posso accedere alla mia dashboard qui in locale utilizzando. Quando entro all'interno della dashboard, questa è la situazione in cui mi ritrovo. Ho la possibilità qui di creare una nuova applicazione. Che cosa significa? Significa che nel momento in cui ho a disposizione Argo, posso dire ad Argo qual è la mia applicazione, nello specifico qual è il repository Git associato alla mia applicazione, per fare in modo che lui lo osservi e per fare in modo che si occupi poi di andare a verificare se l'actual state è sempre corrispondente al mio desired state. Clicco qui su New App, crea una nuova applicazione di nome Guestbook. Do una serie di informazioni, qui posso anche scegliere se Argo deve fare in automatico l'aggiornamento della mia versione su cluster oppure no. Se uso l'approccio manuale sono io a dover fare il sync delle modifiche. Se uso l'approccio automatic significa che Argo si occuperà da solo di osservare le modifiche e applicarle direttamente. In questo momento lascio manual perché voglio mostrarvi un po' di cose. Qui ho un esempio di applicazione che vado a recuperare. Ovviamente le cose che vi sto facendo vedere saranno rilasciate alla fine della sessione. Vi darò un link da cui scaricare demo e eventualmente slide. E qui il path da osservare è questo. In sostanza sto dicendo, perché qui ci sono diverse applicazioni in questo repository, sto dicendo qual è il path da osservare per la mia applicazione. All'interno di questo path troverò il codice della mia applicazione, così come dei file YAML che si occuperanno appunto di gestire la parte infrastrutturale. Cluster, questo su cui mi trovo, namespace Argo CD, perché è quello su cui ho creato Argo. Ovviamente posso utilizzare anche altri namespace, dovrei solo gestire il concetto di permesso da Argo CD verso quel namespace. Faccio create, vediamo che cosa succede. Argo CD ha creato questa applicazione, entro nel dettaglio, ci clicco sopra. Come notate, questa è la mia applicazione con tutti i servizi e i deployment associati. È molto interessante perché io già da qui ho una visione globale di quella che è la mia applicazione e soprattutto dei servizi, dei deployment che saranno poi realizzati all'interno del mio cluster Kubernetes. Per
Posso ovviamente andare sul dettaglio di ogni singolo servizio. Se ci clicco sopra, noterete che vi compare un pop-up con tutti i dettagli. Ho anche la parte di parametri, ho il manifest associato alla mia applicazione, ho la possibilità di verificare le differenze fra più versioni, eventualmente ho la possibilità di andare a vedere quelli che sono gli eventi che si sono succeduti nel tempo per ciò che riguarda appunto la mia applicazione. Stessa cosa la posso fare all'interno dei servizi. Posso ad esempio andare su Deploy Frontend e come notate qui io ho a disposizione il manifest per la mia applicazione con tutti i dettagli associati alla stessa. Come notate anche qui in alto, in questo momento mi trovo in uno stato di out of sync. Cosa significa? Significa che il mio desired state, ovvero quello definito all'interno del mio repository, non combacia con il mio cluster. Questo comporta che devo dire ad Argo di effettuare una sincronizzazione. Devo fare in modo che questi due stati convergano. Clicco qui su sync. Qui mi dà una serie di opzioni, al momento lascio tutte le opzioni così come sono e clicco su Synchronize e fra un attimo Argo si occuperà di creare all'interno del mio cluster di Kubernetes tutti i servizi necessari per la mia applicazione. L'aspetto che mi piace tantissimo è l'osservabilità, perché io da qui ho una visione globale della mia applicazione. E posso facilmente capire se c'è qualche servizio che in questo preciso momento non sta funzionando in maniera appropriata. Ovviamente su ogni servizio, un po' come vi ho mostrato prima, posso andare sul suo dettaglio, quindi posso aprire ad esempio un pod e come noterete ho i dettagli del manifest, ho gli eventi e volendo anche i log associati a quello specifico pod. Certo, queste informazioni noi le potremmo recuperare con tanti altri strumenti, però averli qui in una singola dashboard, in una singola pagina, è ovviamente qualcosa di molto comodo. Qui ho anche addirittura altri livelli di visualizzazione, posso vedere un po' di dettagli relativi ai miei nodi, posso vedere anche un po' di informazioni su come sono gestite la parte di networking delle mie applicazioni, così come avere una lista semplice di tutti i servizi presenti all'interno della stessa. Poniamo il caso che c'è una modifica che impatta la mia applicazione. Ora, quello che vado a fare, vado un attimo all'interno del mio repository. Questa è la cartella in cui ho la definizione di quelli che sono i file di deployment. Vado qui sul file frontend deployment e vado a modificare la mia versione. Quindi poniamo il caso che io ho rilasciato tramite una build pipeline una nuova versione della mia applicazione. Vado ad aggiornare, in questo momento lo faccio per ovvi motivi di demo, vado ad aggiornare manualmente la mia applicazione, i file di infrastruttura della mia applicazione e faccio il commit delle modifiche. Che cosa succede? Che Argo a breve si accorgerà che c'è qualcosa di diverso e me lo dirà qui, nel momento in cui andrà a osservare il mio repository. Si accorgerà che l'applicazione è andata out of sync in qualche modo e me lo segnalerà all'interno della mia applicazione. Vediamo un attimo se. Ok, questo l'ha fatto. Ok, proviamo a fare noi un refresh manuale. Ecco qua, come notate, ho due servizi out of sync. Cosa significa? Significa che Argo si è accorto che, ad esempio, c'è una nuova versione per la mia applicazione. Qual è il discorso che io qui ho? Il mio live manifest, l'actual state, che fa capo ad una determinata versione, la V6, definita un po' più giù probabilmente, eccola qui, e ho il desired manifest in cui invece la versione è la V7. Posso dire ad Argo di sincronizzare, ovviamente perché è una sincronizzazione manuale,
E come noterete, Argo effettuerà la configurazione di nuovo della mia applicazione per me. C'è però un problema. Ho un pod in stato di degrado. Se vado sul pod, posso vedere il dettaglio di quello che sta accadendo. Ho dei problemi nel recuperare questa determinata immagine. Cosa succede da questo punto di vista? Ho due scelte. Se mi trovo in una situazione di degrado e Argo ovviamente mi sta avvisando di questa cosa, posso effettuare sia da qui un rollback della mia applicazione allo stato precedente, e anche qui posso vedere le differenze fra le due versioni che io fino ad ora ho rilasciato sul mio cluster, oppure posso fare un revert all'interno del mio repository Git e effettuare poi a seguito una sincronizzazione nei confronti della versione rollbackata. Vi faccio vedere qui come funziona. Se vado qui e dico rollback, Argo riapplicherà per me la precedente versione. Quindi adesso mi trovo di nuovo in uno stato in cui la mia applicazione si trova in uno stato di non degrado e ovviamente mi troverò sempre nella situazione di out of sync fin tanto che non aggiornerò, non farò revert all'interno del mio repository di quel commit. E questa è una cosa molto molto interessante perché Argo mi dice anche quando ci sono dei problemi e mi dà delle opzioni in maniera anche abbastanza agevole. Avete visto, io sono tornato alla versione precedente con un semplice clic e mi aiuta facilmente a gestire le mie applicazioni e soprattutto il loro rilascio. E Argo, ovviamente, questo è un operatore deployato sul mio cluster di Kubernetes che sta eseguendo una serie di operazioni. Un altro possibile operatore che non riusciamo a vedere è Flux. Flux è un operatore che viene gestito completamente da riga di comando. È un operatore creato dall'azienda da un'azienda di nome Viveworks, che è l'azienda all'interno di cui è nato un po' il concetto di DevOps. E Flux vi consente di gestire un po' allo stesso modo di come abbiamo visto per Argo CD i vostri repository e i vostri repository infrastrutturali, quindi la parte di applicazione e la parte di infrastruttura in maniera molto agevole, ma tramite riga di comando. Quindi avete la CLI che potete installare su diversi sistemi operativi e cross platform e poi da lì in poi fate tutta la configurazione del vostro repository. Bene, io mi fermo qui, quindi ritorno un attimo la parola a Leonardo. Sì, esatto. Ciao, eccoci. Ciao. Allora, sì, qui è arrivata una domanda fondamentalmente adesso da un anonimo che chiede se è possibile automatizzare il sync di Argo. Sì, in sostanza, quando vai a creare l'applicazione, te lo faccio vedere da qui. Quando fai New App, basta impostare qui Automatic e in automatico Argo si occuperà di fare la sincronizzazione automatica del tuo actual state con il desired state. Ah, nel frattempo nota di servizio che Luca chiede di avvertire gli speaker, però vabbè, tu non sei della partita perché non stai facendo una cosa con Azure DevOps, però DevOps sulla zona Europa sta avendo dei problemi, insomma, se Ah, andate ok. nella cosa di status, cioè nello stato delle board, eccetera, eccetera, delle repo di DevOps Europa. Ha dei problemi. Tu ovviamente stai prendendo cose con altri sistemi, quindi a te sulla tua demo non impatta, però insomma, No, magari esattamente. a chi ci ascolta, magari può essere interessante la cosa. Ok, ottimo. Va bene. Buon asseversi. E tutto qui, direi, non ci sono altre domande. E ti ringrazio perché sei stato molto molto esaustivo. Ok, grazie, grazie a voi. E intanto invio anche dove stava, ecco, quando riuscirò a usare OBS sarà sempre troppo tardi. E vi ringrazio a tutti per la partecipazione e vi invito a restare con noi fino ai saluti finali. Ok, grazie mille. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao.